Amiche, amici, nulla di nuovo, tutto come previsto, purtroppo è arrivato il verdetto impietoso, salutiamo Cabal per il resto della stagione, dopo che avevamo già salutato Bremer. Avete visto le immagini di Cabal, il suo arrivo al G-Medical, attorno all'ora di pranzo, ben ripreso come sempre dal nostro ottimo Marco Amato, che era a coprire questo arrivo per il bianconero, ma onestamente avevamo già ampiamente il quadro molto chiaro, perché il giocatore era già stato visitato in prima istanza dallo staff medico della Colombia e crociato dal cioè, da lì non scappi, purtroppo da lì non scappi. E facciamo un grosso in bocca al lupo al ragazzo, che ben si stava comportando alla sua prima stagione alla Juventus. Un ragazzo volenteroso, un ragazzo applicato, un ragazzo munito di ampi margini di miglioramento, per cui auspichiamo che possa tornare nel miglior modo possibile la prossima stagione, perché purtroppo, come abbiamo detto, per quanto riguarda il proseguo di quella corrente, il colombiano non sarà più a disposizione di Thiago Motta. Vi ho già detto anche questa mattina che la linea della Juventus consiste nell'attendere, nel cercare di fare quadrato in una situazione molto difficile per quanto riguarda il pacchetto arretrato. Ma al tempo stesso non si va a cercare di cogliere delle opportunità che non esistono per quanto riguarda il mercato degli svincolati. Questo è il ragionamento in soldoni della Juve, che inizia a intensificare poi anche la fase di scouting, i primi contatti, le potenziali trattative per il mercato di gennaio, perché lì c'è da intervenire in maniera massiccia per rendere più cospicuo il numero delle unità in organico, perché ad oggi la Juventus è sicuramente corta, lo era anche con Bremer a disposizione, figuriamoci senza Bremer e Cabal. Vi ho detto nelle scorse ore che questa secondo me è una mazzata ancora più tremenda, non in valore assoluto per il, appunto, il peso specifico del calciatore, l'ho patita più di Bremer, perché a un certo punto comunque abbiamo preso le misure, ci siamo rialzati dopo la pessima partita con il Parma, abbiamo in qualche modo fatto 7 punti, considerando anche la Champions, insomma c'erano delle good vibes e niente, subito pam, neanche al secondo giorno di ritiro con la Colombia, la mazzata che porta a essere, secondo me, essere un po' sconfortati. Ora, dobbiamo essere lucidi, non dobbiamo piangerci addosso, perché è un esercizio inutile. Purtroppo i giocatori non li avremo più a disposizione, questi due, perché gli infortuni sono gravi e quindi lì non si può più tornare indietro. Però credo che anche lo scoramento faccia parte della vita quotidiana, e a un certo punto dici e che cavolo, dici un'altra parola. Ma è possibile che no, questa nuvola fantozziana accompagni solo me? E Real Madrid, aggiungerei, che è un altro club molto impattato negli ultimi anni a livello di crociati. Poi qua si apre una disamina che può diventare un ginepraio, cioè i giocatori giocano troppo. Sì, questo è, se vogliamo, il segreto di Pulcinella. Sono chiamati a fare un numero clamoroso di partite, però nel caso specifico conta anche la stanchezza, mi spiegavano, insomma, il recupero, il non recupero che c'è o non esiste, insomma, di certo Cabal è un ragazzo giovane, che era la sua prima esperienza juventina, questo infortunio gli sarebbe potuto capitare ovunque, anche alla Continassa, è capitato con la nazionale colombiana, e da qui si apre il tema, ma le nazionali, ma chi tutela le società, tutto giusto, tendenzialmente però questo ragionamento non bisognerebbe farlo esclusivamente quando vieni impattato tu, ma sarebbe bello che lo facessero tutti. Sicuramente in Italia la Juve a livello di infortuni gravi è la più penalizzata al momento, però si dovrebbero aprire delle riflessioni non da bar sport, anche attraverso numeri, statistiche e quant'altro. Sicuramente constatiamo come in questa stagione siano già saltati tantissimi crociati, cioè da Rodri a Bremer, Cabal, Militao, Bis e tanti altri, insomma. Niente, amiche, amici, questa sosta, altra sosta maledetta, dobbiamo auspicare che non arrivino altre brutte notizie, perché qua non si sa mai con tutti questi giocatori che la Juventus ha in giro per il mondo. E poi si inizia a lavorare in maniera seria per cercare di comprendere anche nell'immediato come poter
venirne a capo non è facile. A sinistra, per forza di cose, si dovrà responsabilizzare a questo punto, penso, Rui, senza sottovalutare poi qualcuno che all'occorrenza potrebbe tornare utile. Penso a degli esperimenti alla McKinney, sarà chiamato agli straordinari. Cambiaso, dal momento che uno viene chiamato agli straordinari, poi ovviamente no, si espone maggiormente a altre noie muscolari di quant'altro, ma questo lo sappiamo, non ci possiamo fare niente. Ma vale anche lo stesso discorso per Kalulu, per Savona, per Gatti, perché se non hai alternative, comunque questi ragazzi dovranno giocare sempre. C'è un tour de force mica a ridere quando rientreremo con 3 trasferte di fila, trasferte che poi vanno a segnare, secondo me, in maniera corposa, quantomeno le ambizioni di questa prima parte di stagione. Se abbiamo imparato a conoscere un pochettino Thiago, non starà lacrimando sotto la doccia, cosa che ho fatto io quasi quando mi è arrivata questa notizia di Cabal, perché onestamente ho detto no, ma non ci posso credere. Non mi ha scritto il mio amico, il guru del giornalismo colombiano, ho detto no, cioè, ma proprio ancora noi, ancora noi, ancora noi sì, ancora noi sì. E lo accettiamo, malincuore, andiamo avanti. E così, amiche e amici, io ho letto i vostri commenti che in molti avete scritto, ora dobbiamo anche abbassare il livello di ambizione per gli obiettivi stagionali. Io comprendo questa chiave di lettura, la comprendo. Però dico anche che nelle difficoltà esce sempre il gruppo, se il gruppo è sano, e quello della Juve è molto sano, allora si potrà essere ancora più uniti, si potrà ancora, no, fare quello scattino in più per il compagno, si cercherà, come amo dire, gettare il cuore oltre l'ostacolo, in attesa poi del mercato di gennaio, e qua la palla passa al direttore Cristiano Giuntoli, che in maniera mirata, sostenibile, dovrà comunque rinforzare in maniera perentoria questa rosa, perché noi ad oggi là dietro abbiamo dei buchi spaventosi, cioè senza Cabal non ti manca solo il vice cambiato, ti manca anche potenzialmente un centrale, perché questo ragionamento lo si doveva fare quando si è fatto male Bremer, e quindi a ragion di logica i giocatori da prendere sarebbero due, un centrale e un terzino che magari possa giocare anche a destra, visto lo sviluppo con Kalulu al centro, perché si è fatto male Bremer, cioè, ragazzi, è una roba pazzesca, un gioco incastri, però vengono a mancare questi incastri, la situazione è così, è molto al limite. Come vi ho detto, l'unica parte positiva di un quadro totalmente negativo, totalmente, lo sottolineo, negativo, è che questa mala sorte è venuta a bussare alla nostra porta prima del mercato di gennaio, perché immaginiamo se tutto ciò fosse accaduto a febbraio. Cosa avremmo fatto? Cosa avremmo potuto fare? Anche il mercato degli svincolati è ridicolo ora, lo sarebbe ancora di più, no? In maniera accentuata, in maniera marcata a febbraio. Quindi, se proprio doveva andare così e non doveva andare così, mannaggia la miseria, almeno abbiamo gennaio per provare a mettere mano. Chiaro che non prendi un giocatore forte come Bremer, perché non puoi, non esiste probabilmente, però prendi un giocatore utile, e lo stesso discorso bisogna anche traslarlo per Cabal. Questo è, amiche e amici, come sempre, immagini pubblicate sul bianconero.com. Oggi torna alle 18, penso, Alessio Tacchinardi sul bianconero con Cristiano Corbo, con Colpo Gobbo. Mi raccomando, seguiteci e non arrabbiatevi troppo. Non arrabbiatevi troppo, perché questo è il brutto del calcio, ma speriamo che possa arrivare anche il bello. Un abbraccio, e se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifica e lasciate un bel like.